da grande, diciamo, cosa sogni? Ma penso che vorrei continuare quello che sto facendo, oppure fare il lavoro che fa mio padre. Vuoi diventare regista? Sì, bello. Che cosa ti piacerebbe dire a tuo padre? Magari una cosa che non ha mai detto. Boh, io li dico a tutti i miei genitori, parlo con tutti e due. E con lei gli puoi dire pure le cose più strane, ma non si scandalizza mai. Cos'è l'amore? Certamente a tutte le età è una cosa molto profonda, sicuramente. E che magari noi ragazzini, la gente non ci crede, ma noi sappiamo essere... Cioè, noi crediamo in quello, nell'amore che proviamo, molto magari più dei grandi. Il nostro è un amore più puro di quelli dei grandi. Questo. Giusto. Non piangere! Tu! Non piangere! Tu! Non piangere! Si è vista e lacrimava. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che questa autostima piano piano è salita. Io ho letto tante cose anche molto drammatiche di Asia, ma ho voluto lasciarle fuori perché non è il caso di, no, di ridiamo, continuare. Ridiamo, ridiamo. Basta, ridiamo. Infatti, io penso che invece sia importante... La vita non è tutto chiagne che fotte, chiagne fotte. No, la vita al limite... è una o l'altra. Oggi, o una... Oggi è così. Oggi. Io credo che la miglior medicina che è servita per risolvere in buona parte Asia è il palmarès che vi faccio vedere, i premi che ha vinto al cinema. Eccolo qua, Globo d'Oro, David Donatello, Chuck d'Oro, Grolla d'Oro, Chuck d'Oro, David Donatello, Globo d'Oro, Nastro d'Argento. Farei un applauso perché magari qualcuno non se lo ricorda. I premi danno sicurezza? No, no, anzi, ti dice proprio ricordati che devi morire, no? Ah, ecco. Sì, dice attenzione, perché poi, no, nel senso, una volta non è un traguardo, e poi dice mo... E mo se ne fa un altro. Se ne fa un altro. Se ne fa un altro. Fatti un po'. Guarda, poi li ho fa. Messi tutti sul frigo. Anch'io. Perché se sono degli oggetti un po'. Sono brutti. Mai belli i premi. Beh, sono brutti. Però diciamo sfatiamo che non è che uno i premi li dà solo a chi li va a prendere. No. Certe volte i premi sono importanti e qui ce ne sono più di uno. Lei è stata tra gli altri, ha avuto il piacere di lavorare con Nanni Moretti. Quanti Chuck, questa è una domanda che mi ha chiesto Tiberio Fusco di fare, che non interessa a nessuno, quanti Chuck le faceva fare scena per scena? A quanto è arrivato? Uno è una scena particolare, abbiamo fatto 89 Chuck. Parliamo di Palombella Rossa, eh? Sì, sì. Sì. Quanti Chuck? 84, 89. Per dire cosa? Un'ottantina. Ma per dire una frase? Sì, lui mi diceva una frase, mi diceva: lo capisci che da quando ci sei tu la gente mi vuole meno bene e io voglio essere amato da tutti! No, così, mi diceva di così, sartoria. E poi mi buttava le pallonate in testa. E vedi come ti spaventi? E poi mi sono messa a piangere per un piccino. E l'ha fatto 80 volte Un po' sadico, mi dicevo ai tempi. Poi forse cercava questa idea di perfezione che non esiste. Che non esiste. Comunque...